Vabbè, noi siamo qui per l'ennesima volta, non è la prima volta, per sollecitare la riapertura di un presidio fondamentale per il centro storico napoletano, che ricordiamolo conta 400.000 abitanti ed è stato praticamente lasciato senza alcun tipo di assistenza ospedaliera né assistenza territoriale alternativa, perché questi ci avevano detto: vi preoccupate, sbaracchiamo tutti gli ospedali del centro storico, però ci saranno i presidi alternativi, ci sarà la medicina territoriale, la prevenzione, c'è niente di tutto questo. Fantasia? Esattamente. Allora il discorso qual è? Poi hanno fatto l'operazione della fisarmonica per il Covid, cioè qual era il problema? Siccome che la valutazione zone bianche, zone gialle, eccetera, viene fatta in rapporto al numero dei casi e posti letto disponibili, immediatamente i nostri governanti che hanno fatto? Hanno svuotato gli ultimi presidi diciamo disponibili e ci hanno messo i centri Covid, che figuravano solo sulla carta, perché poi non sono stati mai utilizzati appieno, questa è la verità, e sono ci sono i numeri che lo dimostrano. Ma che è successo? Dovevano riaprirli, riattivarli l'estate scorsa, ma praticamente si è scoperto che il personale non c'è più, e quindi a noi questa cosa non ci convince, per questo siamo qui. Per compagnia di Giuseppe Marsala, membro del Comitato Case Nuove, stamattina una giornata di agitazione, qual è il motivo? Il motivo è che vogliono ripristinare l'ospedale Loreto Mare, però a noi non siamo d'accordo come lo vogliono ripristinare, perché noi vogliamo il pronto soccorso, e quindi a noi l'ospedale senza pronto soccorso non serve, perché è la cosa più importante che deve aprire. Quindi noi ci battiamo per questo, che poi apra come dovrebbe aprire DEA di prima categoria, a noi ci sta anche bene, però comunque l'importante è il pronto soccorso. La mancanza e la chiusura dell'ospedale Loreto Mare è una chiusura molto grave, perché priva di circa 400.000 cittadini della struttura per eccellenza che dovrebbe curare. Noi in realtà però, come Consulta Popolare Salute e Sanità, spingiamo molto per la medicina territoriale, perché è vero che ci vuole il pronto soccorso, l'ospedale con tutti i servizi connessi, però molti accessi al pronto soccorso potrebbero essere evitati semplicemente con una prevenzione fatta bene sul territorio, vedendo i fattori di rischio, eccetera eccetera. Sappiamo che ci sono stati alcuni abitanti di questo quartiere che avevano bisogno del pronto soccorso, e nel tragitto tra qua e l'ospedale del Mare purtroppo ci hanno rimesso la vita. Inoltre stiamo raccogliendo pure notizie per quanto riguarda gli altri servizi, gli ambulatori, i laboratori di analisi. Lei prima diceva una cosa molto importante: l'ospedale di prossimità dà anche quella dovuta sicurezza agli abitanti. Sì, dà anche quella dovuta sicurezza, perché per esempio anche prima abbiamo parlato con una signora, ha detto: mia mamma c'ha l'edema polmonare, arrivavo qua in 3 minuti e avevo immediatamente la possibilità di superare la crisi. Questo fatto della calma naturalmente mi fa ricollegare alla questione psichiatrica. I servizi di salute mentale non è un difetto solo di questa zona, di questo quartiere. I servizi di salute mentale ormai funzionano solo a psicofarmaci, TSO e ricoveri negli SPDC. È molta gente purtroppo. Una sconfitta per la medicina? È una gravissima sconfitta, perché è il tradimento totale di quella che era stata la rivoluzione psichiatrica degli anni 70, del 60 e 70 del Novecento. Quindi un passo indietro clamoroso. Naturalmente anche qui dietro ci sono interessi economici, sappiamo bene che cospargere una città di psicofarmaci, perché in pratica questo è, ormai il quartiere è diventato il manicomio e il repartino psichiatrico è diventato la sala di rianimazione psichiatrica, chiamiamola così, è un paragone. Dottore De Paola, stamattina una mattinata abbastanza importante, in una giornata particolarmente importante, si parla di salute, la salute non si baratta. Il centro storico di Napoli, dopo la chiusura di ben 9 ospedali, è rimasto privo di pronto soccorso e privo di ospedali, per cui c'è un intasamento dei pochi aperti a danno dei tanti che sono stati chiusi. C'era l'opportunità di riaprire altri 2 ospedali del centro storico di Napoli, che di circa almeno 400-500.000 persone che sono senza presidio ospedaliero, ma nel Loreto Mare, nel San Giovanni Bosco
sono stati aperti e anche già sacrificati sull'altare del Covid, adesso addirittura che c'era la possibilità di aprire, non vogliono aprire la cittadinanza a questi importantissimi presidi. Per questo siamo qua e stiamo a protestare contro l'incuria regionale e speriamo che il nuovo sindaco Manfredi prenda occasione da ciò e comincia anche lui a preoccuparsi della salute dei suoi cittadini. Quinta Commissione Sanità, finalmente si parla di salute mentale. Come consigliera del Presidente per la salute mentale spero di poter essere vivamente d'aiuto in questo settore tanto difficile e troppo spesso lasciato al buio.